La terza posizione, mentre Fischer è già al momento del cambio. Sven Fischer cederà il testimone a Rico Gross, mentre è ancora impegnato nel giro di penalità Willy Paluber. Con l'Italia anche la Polonia, e ha perso ancora direi almeno altri 10-15 secondi Eyman. Qui non si vede il poligono, peggiora continuamente la visibilità e purtroppo l'Italia si ferma, rinuncia l'Italia. Questo è davvero un brutto colpo, il modo peggiore per finire questa rassegna iridata. Si ferma anche la Polonia. Anche la Slovenia si sta fermando. E vedete altri 10 secondi persi dalla... Mentre Rico Gross è già impegnato al poligono di tiro, la sua prima prova a terra. La visibilità è peggiorata, forse però è diminuito il vento. Esita Rico Gross. Il momento difficile non è ancora passato per gli atleti. Guardate quanto tempo perde Rico Gross. Finalmente si decide a sparare ma sbaglia. Deve aggiustare ancora il mirino. Mentre è già arrivato De Frasne, con lui anche il bielorusso, quindi gara totalmente riaperta. Vediamo chi ha più coraggio, non vede niente Rico Gross, si gira. Qui vediamo di spalle Gottlieb Tassler che scuote la testa, secondo errore per Rico Gross. Ce la fa invece De Frasne a centrare il primo bersaglio. Finalmente anche Gross sbaglia il bielorusso ma centra il secondo bersaglio. Un errore anche per il francese, 3 per il bielorusso che deve già ricorrere alle cartucce di riserva. Ennesimo errore per Gross, il francese sembra approfittarne. 2 errori. Può ancora sfruttare le 3 cartucce di riserva. Ancora inquadrato Tassler. E qui la gara viene fermata, credo. Credo proprio che la gara venga fermata. Attenzione. Sì, sì. Gara fermata. Che disdetta per la Francia. Immagino si stiano mangiando le mani. Erano virtualmente in testa alla gara. Comunque davvero non c'era.